Ci sono un sacco di cartelli. Non entrare, no. Sapete cosa faccio? Io entro! E perché c'è solo una scatola con un libro? Finalmente un nuovissimo SCP mai visto! Ok, Fabio ci dice questa cosa, ragazzi, e sono veramente super contento perché appunto oggi vi mostrerò un nuovo SCP. Cioè, esiste questo SCP? Non so neanche di cosa stiamo parlando. Vedremo tutto quanto il video, cosa succederà. Benvenuti, ragazzi, mi raccomando, subitissimo lasciate un bel mi piace, è importantissimo. Ma ancora più importante è iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se sei nuovo, iscriviti col tastino rosso qua sotto. Continuiamo a leggere il libro, ragazzi, sono troppo felice per questo video. Scegli prima di tutto una delle due strade. Ti porteranno al cibo della sfida di oggi. Se troverai la strada giusta, ovviamente. Il resto sarà una sfida ansiosa. Vabbè, ragazzi, Fabio si firma qua sotto. Benvenuti. Allora, eccoci qua con le due strade. Vabbè, mi raccomando, un bel mi piace e iscrivetevi se siete nuovi. E quindi oggi avremo un nuovo SCP. Abbiamo qua dentro soltanto questi, ragazzi. Abbiamo solo una Broken Telekin Sword e l'Anti-Hazard Suite. Cioè, quindi se io scelgo la via sbagliata qua, già partiamo male. Non avremmo il cibo per tutta la sfida, vorreste dirmi? Ok, destra-sinistra, facciamo una cosa. Importantissimo, scrivetemi qua sotto nei commenti. Solitamente voi cosa scegliete sempre tra sinistra e destra? Basta che fate con l'hashtag destra o con l'hashtag sinistra, che metto il cuore veramente a tutti quanti i commenti. Allora, io solitamente scelgo di andare a destra, però visto che è un video dove bisogna fare le cose un po' al contrario perché è una sfida ansiosa, io scelgo di andare a sinistra. Allora, credo che siano SCP tutte le stanze. E io, una stanza così a scacchi, mi ricordo l'SCP della panacea. Però aveva il muro verde. Che SCP è questo? Ragazzi, scusatemi, era il corridoio. Non me l'aspettavo. Allora, vediamo, questo qui sarà la seconda porta. Ok, permesso. Ok, entriamo in questa stanza dove ci sono degli scaffali d'acciaio. Altri scaffali d'acciaio, qua c'è un'altra porta che credo che ci porti comunque all'SCP dopo. E qua altri scaffali. Qua cosa c'è? Un condotto da reazione. Distruggiamo qua. Non sto capendo se è un condotto. Ah, ragazzi! Sono quelli delle caramelle. Come si chiamava? Take two o take three? Cioè, prendine soltanto due o prendine soltanto tre? Non mi ricordo. Non c'è una spiegazione in giro, un libro in più. Mi sa che ho fatto la scelta sbagliata. Non so cosa me lo vuole dire. Facciamo una cosa. Noi prendiamo la prima caramella. La prendiamo? Dai, prendiamola. Prima caramella presa. Ok, siamo sicuri, ragazzi, che è soltanto la prima caramella si può prendere. Proviamo a prendere anche la seconda. Presa anche la seconda. Solo che, ragazzi, scusatemi, davvero perdonatemi, ma non mi ricordo se posso prenderne tre o soltanto due. Al massimo, se moriamo, non ditelo a Fabio, ma vado nella stanza a fianco e provo a vedere cosa c'è nell'altra. Ecco, lo sapevo. Only two candies are allowed to be taken. Vuol dire che qua c'è scritto che posso prendere soltanto due caramelle. Sono stupido, ragazzi, scusatemi, perdonatemi. Mi raccomando, lasciate comunque un bel mi piace. Vediamo però cosa c'era a sto punto nell'altra stanza. Vediamo cosa c'era. No, non ci credo. Era la Dev Never Ending Pizza. Peccato, perché questa pizza qui, ragazzi, era infinita. Però, ragazzi, sapete cosa facciamo? Voglio mostrarvi come funziona. Però per ora non ho fame, quindi quando avrò fame tornerò qui e mi prenderò questa pizza. Però non è il momento, quindi scendiamo, andiamocene via. E di qua non ho un card reader, cioè di qua non c'è neanche un pulsante. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Andiamo da questo lato, premiamo il pulsante, credo che ci porti nella stessa via. Vediamo, perché non lo so, premiamo anche questo. Di qua, sì, è la stessa. Guardate voi, se mi sono fregato da solo, ho dovuto prendere soltanto la orange candy e la yellow candy. Vabbè, il primo step, ragazzi, è andato. Il primo SCP, i primi due SCP li abbiamo notati. Ok, secondo SCP, vediamo cosa ci esce fuori, ragazzi, perché praticamente abbiamo quasi finito tutti gli SCP che ci sono per ora su Minecraft. Vediamo qual è il prossimo. 472. Ragazzi, noi non abbiamo mai visitato SCP 472. Per questo dobbiamo stare attenti, che se non ricordo male, non era Red Ice o qualcosa che c'entra con red, con rosso. Allora, cerchiamo di capire anche dalla label. Perché guardate, c'è tipo un cuore per terra, sembra, tutto quanto nero, con attorno del grigio. Ok, va bene, 472. Proviamo a entrare, ragazzi, proviamo a entrare. Io non ho paura di un altro, c'è una Broken Telekin Sword, a meno che mi compare dietro. Io ogni volta faccio il fail e penso che sia subito su questa porta. Dicevo che mi compare qualcuno dietro tipo 096, che non posso farlo fuori, ma non credo. Perché appunto è SCP 472. Allora, vediamo però. Proviamo a premere questo pulsante, vediamo cosa che esce. Oh, c'è un effetto di ansia. Perché c'è un effetto di ansia?
Oh, era Bloodstone! Che bella, ragazzi! Non ve l'ho mai detto, ma questo è uno dei miei SCP preferiti, pur non sapendo quale fosse il suo numero. E ora ho scoperto che è il 472. Guardate che bellina che è. Questa Bloodstone qui, ragazzi, simula l'effetto di ansia. Questo effetto di ansia simula appunto l'effetto di questa Bloodstone, perché appunto ti fa sentire il rumore del tuo cuore quando batte. Sentitelo, sentitelo bene con le vostre orecchie. Questo qui è il cuore del mio personaggio di Minecraft che sta battendo. E mi è pure arrivato l'effetto di paranoia, perché sono qua dentro da troppo tempo. Guardate, ragazzi, mi si dovrebbe muovere la visuale a caso da sola. Avete visto? Guardate, io guardo dritto, c'ho la mano qua. Avete visto? Ha appena cambiato visuale da solo Minecraft. Pazzesca sta cosa. Voglio provare a rimanere in questa stanza, perché il battito sta continuando a aumentare. Vediamo se ha qualche altro effetto oltre alla paranoia. Non lo so, perché è la prima volta che in realtà in Minecraft vedo questo SCP. Mi ha dato l'altra paranoia, l'effetto sta aumentando. Vedete l'effetto di paranoia, quanto sta andando velocissimo e il cuore sta iniziando a battere sempre più forte. Se esiste per esempio Paranoia 2, sarebbe bellissimo. Ma un bello scherzo con Marci, con questa Bloodstone, vi potrebbe piacere? Fatemelo sapere qua nei commenti, perché lui nella serie principale in compagnia sua mi sta facendo un sacco di scherzi, e con questa Bloodstone potrei fargliela pagare. Mi piace, è un bellissimo SCP. Però io a sto punto voglio uscire da un attimo. Mi sta venendo anche a me un effetto di ansia e paranoia. Guardate il mio povero personaggio di Minecraft. Ok, basta però paranoia. No, anche da qua mi prende. Devo andarmene proprio. Guardate il mio effetto di Minecraft. Sono per sempre con effetto di ansia e paranoia, vorreste dirmi? Allora, facciamo così. No, ragazzi, continua a muoversi troppo. Allora, andiamo a prendere un'altra candy e moriamo. Così almeno ci liberiamo dell'effetto di ansia e di paranoia, che non si tolgono più, perché sono rimasto troppo a stretto contatto con la Bloodstone. Vabbè, abbiamo un'altra candy, possiamo far così. E ci togliamo qualunque tipo di effetto. Meno male, ragazzi. Meno male che ci siamo liberati da questo effetto. Possiamo andare quindi verso l'ultimo SCP. Che se non ricordo male, ragazzi, l'ultimo SCP è quello più importante. È quello, appunto, del tema di tutta questa sfida che Fabio ci ha proposto. Quindi rileggiamo un attimino il libro assieme. Diceva che è una sfida molto ansiosa, appunto per la Bloodstone che abbiamo appena visto, abbiamo appena provato, abbiamo appena visto il suo effetto. Quindi, però devo ancora trovare questo SCP nuovo. Allora, andiamo, quindi superiamo la barricata di 472. Al massimo avremo un attimino un effetto di ansia adesso, perché entriamo nella sua stanza. Andiamocene subito, prima che prendiamo ancora l'effetto anche di paranoia. E qua c'è l'ingresso per la nuova stanza, per il nuovo SCP. Ok, l'ansia se n'è andata. Vedete la mia visuale? È fluidissima e non ho più l'effetto neanche di paranoia. Ottima questa cosa. Abbiamo davanti a noi l'ultimo SCP. Entriamo. Sono veramente un sacco curioso. È verde? Però, ragazzi, cosa c'è scritto? No, non entrare. No, 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 non devi entrare. Non farlo. SCP-066. SCP-066, ragazzi, non me lo ricordo io di averlo mai studiato, di averlo mai visto. Allora, ci sono un sacco di cartelli. Non entrare, no. Sapete cosa faccio? Io entro! E perché c'è solo una scatola con un libro? Ok, la porta si è chiusa. C'è un altro bottone. Potrei comunque uscire da un momento all'altro. Allora, da quanto vedo, ragazzi, mi muovo sui confini. C'è una scatola all'interno della stanza. Cosa dovrei fare? Aprirla o non aprirla? Però qua c'è un libro. E c'era scritto che non dovevo espressamente entrare dentro questa stanza, ragazzi. Non dovevo farlo. E l'ho fatto. Quindi mi fido. Leggo il libro prima di aprire la scatola. Leggiamo il libro assieme. Allora, prendiamolo. È il primo libro nello slot. Togliamoci questo prima che ci confondiamo. E leggiamolo assieme. Bene. Sei passato. E sappi che in realtà SCP-066 non è per niente cattivo. Prendi in mano il giocattolo, gomitolo, ok, quindi un giocattolo gomitolo, non appena lo prenderai sentirai delle note suonare e guarda cosa accadrà. Ok, mi fido. Allora, quindi, non so cosa sia successo, ma la scatola si è trasformata in una chest. Quindi l'ho presa, l'ho raccolta, l'ho spostata e dentro c'è SCP-066, che è un gomitolo con degli occhi un po' strani, vedete ragazzi? Ha degli occhi sulla testa. Prendiamolo e... Ok, è un giocattolo, lo riesco a piazzare dalle altre parti. E sento anche delle note. Ok, ragazzi, guardate, mi hanno dato degli effetti di saturazione, di fire resistance. Ok, ora anche haste. Ragazzi, mi continuano a dare degli effetti mentre sento le note che suonano. Quindi SCP-066 è un SCP buono.
Che spettacolo, ragazzi! Era un SCP buono e Fabio voleva fregarmi. Cioè, ragazzi, c'era scritto di non aprire questa scatola ed era veramente pauroso SCP-066. Pazzesco, con tutti questi cartelli. Non entrare, no, non farlo! Vabbè, ragazzi, con questa scoperta qua, io vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento. Mi hanno dato ancora effetti di saturazione perché ho appena preso in mano il coso e sono sentite le nuote. Vabbè, fa niente. Un bel like, un bel commento, ma soprattutto se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi col tastino rosso qua sotto e scegliete uno dei video qua davanti per rimanere sempre sul mio canale. Oggi alle 11 di mattina, come tutte le mattine, è uscito un video. Andate a vederlo, mi raccomando, in un prossimo da Marco è tutto. Ciao!